La bandiera blu della FAE su Pescara sventola anche grazie a noi. Il centro-sinistra cittadino ha indetto una conferenza stampa on the road per fare alcune puntualizzazioni sulla conquista dell'ambito vessillo. Piero Giampietro del PD, Marco Alessandrini, ex sindaco di Pescara. Oggi è un giorno di festa ed è bene che sia il giorno della festa di tutti quanti i pescaresi. Siamo molto felici di aver contribuito a questo risultato perché la stessa candidatura che il comune di Pescara giustamente ha fatto per appunto questa bandiera blu cita molti dati degli anni passati, quindi vuol dire che in questi anni si è fatto un lavoro davvero molto importante corale. Basti pensare che il dossier sulla qualità delle acque riguarda gli anni 2017, 18, 19 e 20, quindi vuol dire che negli anni passati gli interventi fatti dalla regione Abruzzo, dal comune di Pescara per migliorare la qualità delle acque, ma anche le piste ciclabili che sono state comunque inserite nel dossier, il PAN della pianeta annunziana, anche in questo caso, i rifiuti, sono tutti quanti aspetti, così come citati nel dossier presentato per la bandiera blu, che riguardano anche gli anni passati. Voi avete detto noi vogliamo fare un'operazione verità, perché? Perché alla gioia per una notizia così importante fa seguito l'amore per la verità. E la verità è quella per cui le cose non succedono per caso perché qualcuno fa un post su Facebook. Succedono perché ci sono delle azioni strutturali attorno al cosiddetto ciclo idrico integrato che abbiamo avviato noi quando avevamo responsabilità di governo. Ora, io non mi ascrivo a questa categoria per cui bisogna sempre rivendicare quello che si è fatto, perché credo che l'opinione pubblica sia sufficientemente accorta per accorgersene. Però, visto che in altre occasioni c'era stato, come dire, l'onore, fra virgolette, delle armi rispetto a iniziative chiaramente nate sotto la precedente amministrazione e considerando le strumentalizzazioni politiche che ci sono state attorno alla questione, ci faceva piacere fare delle sottolineature. Tutto questo viene da lontano, i lavori di potenziamento del depuratore sono iniziati nel 2017, i lavori di collettamento del cosiddetto DK15, che è un'asta che corre lungo il fiume che raccoglie scarichi abusivi, per non dire del fatto che uno dei pochi effetti positivi della pandemia è stato l'incidenza positiva appunto sull'ambiente. Questo significa che per esempio sul fiume Pescara certamente ci sono state meno attività produttive inquinanti e questo si è riflesso positivamente sulla qualità delle acque.